alla conquista del sonno perduto. Tra le ultime gettonatissime tendenze dell'estate 2024 c'è lo sleep tourism, ossia andare in vacanza a dormire. Eh già, quest'anno tra i primi obiettivi delle ferie c'è il riposo assoluto. Sono tanti gli italiani che scelgono di mettersi letteralmente a dormire per ricaricarsi dallo stile di vita frenetico dei mesi appena trascorsi. Il 37% ha dichiarato di voler dedicare al sonno gran parte delle vacanze, mentre il 25% addirittura intere giornate. Da tempo si fanno spazio metodi di viaggio sempre più fantasiosi e nella quasi totalità dei casi la parola d'ordine è relax, come i silent travel, veri e propri viaggi immersi nel silenzio. Stop ai cellulari, alle applicazioni, all'inquinamento acustico, spazio invece al silenzio, alla lettura, ai suoni prodotti dalla natura, alla musica ascoltata attraverso le cuffie per non ostacolare la pace di chi ci sta a fianco. Mama said that it was okay. Se un tempo andare in vacanza significava lanciarsi nel puro divertimento e nella mondanità senza badare a regole ed orari, oggi giovani e adulti di ogni età preferiscono staccare la spina per recuperare le energie. Promossi quindi i ritiri di yoga, di meditazione e benessere, ma anche le vacanze in solitaria, che consistono nel viaggiare da soli in posti nuovi e dentro se stessi. Secondo le statistiche, per 6 italiani su 10 sarà la tipologia di viaggio scelta nei prossimi 3 anni. Insomma, di sicuro quest'anno saranno in pochi ad accusare il cosiddetto stress da rientro.